Grazie, grazie signor Presidente. Io naturalmente non posso che associarmi a molte delle parole che sono state dette finora in questo che deve responsabilmente essere vissuto come un momento di unità nazionale a fronte di una grave emergenza. E permettetemi comunque una prima sottolineatura. È evidente che chi per anni ci ha predicato l'opportunità di dissolvere le nazioni in un'entità sovranazionale cedendo sovranità, per fortuna, nel momento del bisogno, riscopre le virtù dell'essere una comunità nazionale e riscopre anche le virtù dei nostri anziani a fronte di una modernità che voleva rottamare tutto e che invece si accorge che nel passato qualcosa di buono c'era. Io vorrei intanto intervenire per dire a quest'Aula che è stato un piacere lavorare con i colleghi di maggioranza per raggiungere una soluzione concordata. È stato un piacere, ma come tutti i piaceri ha comportato qualche sacrificio. E quindi vorrei molto succintamente esporvi quale era la nostra, come l'ho chiamata scherzosamente, definita scherzosamente al collega Ferrari, quale era la nostra base d'asta. La nostra risoluzione, partendo dalla constatazione che di fronte all'emergenza del coronavirus occorre effettivamente un cambio di paradigma e che quindi non ha più senso parlare di scostamento dal sentiero di equilibrio virtuoso, dei conti, la vecchia cassetta degli attrezzi del fiscal compact fondamentalmente, del two-pack, del six-pack, partendo dalla constatazione che tutto ciò oggi non ha un grande senso, chiedeva una mossa veramente ambiziosa, cioè chiedeva al governo di considerare nell'aggiornamento del piano di rientro qualsiasi cifra dovesse rivelarsi necessaria alla realizzazione di tutti gli interventi in ambito sanitario ed economico-finanziario utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e anche a rilanciare l'economia italiana gravemente colpita. Perché un dato di fatto, credo che dobbiamo riconoscerlo, noi sappiamo che l'intervento che voteremo oggi è solo il primo passo di un percorso. E allora, ve lo devo dire con serenità ma anche con una certa amarezza, mi viene in mente in questo momento il titolo di un libro di uno storico, Philip Mirowski, che è una cosa del tipo in italiano: non lasciate che una buona crisi vada sprecata. Ecco, questa crisi avrebbe potuto essere una buona opportunità sotto il profilo tattico in termini di politica economica, ma anche una buona opportunità culturale. E io vedo che stiamo perdendo l'una e l'altra. Dal punto di vista della politica economica, voglio ribadire qui quello che ho detto oggi al Ministro Gualtieri, che ci ha dovuto lasciare, non gliene faccio certo un torto perché so quanto sia impegnato in questo momento, quello che ho avuto modo di dirgli in audizione oggi nelle commissioni congiunte, ovvero: dovremmo apprendere dall'esempio dei cugini francesi che di fronte a uno shock di entità sostanzialmente comparabile a quello attuale fecero una bella cosa, partirono da un bel deficit del 7% e poi scalarono di mezzo punto l'anno. Perché questo? Perché nella assurdità delle regole europee cui qui ci si continua ad inchinare in un certo senso, è molto meglio fare così, perché se fai 7 e poi scendi, anno per anno la tua discesa viene valutata come uno sforzo positivo e quindi non vieni sanzionato. E al tempo stesso elimini l'effetto di isteresi, come dicono quelli tecnici. Siccome poi parlerò di scienza, ci tenevo a farvi capire che sono uno scienziato anch'io, una volta lo ero. Elimini l'effetto di isteresi, cioè non parti da uno scalino più basso, perché poi il tuo potenziale sarà cifrato a quello scalino più basso al quale sei arrivato. Invece qua si continua, invece di partire alti e scalare, ad aggiungere un granellino alla volta, generando incertezza nei mercati, generando incertezza negli imprenditori. Questa era la nostra risoluzione. Io mi sono sentito dire nella riunione nella riunione di tutti quanti, grazie a Dio, la seguente frase: ma se noi prendiamo un impegno in bianco e poi i mercati? Allora io lì devo dire che ho un po' trasecolato, nel senso che forse noi dovremmo anche riappropriarci della dignità del nostro ruolo, cioè forse noi dovremmo fare il famoso scatto culturale, invece vedo che continuiamo ad inchinarci a dei feticci, per esempio i mercati.
Ma noi non siamo assolutamente sospettabili, diciamo, di bolscevismo, no? O di essere dei fautori dell'economia pianificata, ma siamo anche quelli che sostengono che i mercati sono un fattore di progresso se sono regolati dalla politica. E mi sembra che oggi, piano piano, stiamo un pochino tutti arrivando a questa conclusione. Peccato che ci siamo arrivati dopo una lunga stagione politica in cui l'elogio della modernità e l'elogio del mercato ci ha portato ad avere meno posti letto per abitante della Cina. Insomma, questo va anche detto, cioè l'austerità non è stata, diciamo, una scelta né del sottoscritto come individuo ed elettore, né del gruppo in cui appartengo. E poi anche la scienza, ma se la scienza non accettasse di essere messa in discussione, se la scienza fosse questo assoluto, questo feticcio a cui inchinarsi, se la scienza non si facesse politica, non si facesse essa stessa politica, intendo dire, noi ci cureremmo ancora col salasso. E noi non capiremmo l'importanza del gesto che facciamo entrando qua dentro, cioè del lavarci e del disinfettarsi le mani, perché la scienza c'è sempre stata, d'accordo? C'è sempre stato qualcuno che pensava di sapere tutto. Peccato che quel tutto si è dinamicamente sviluppato anche in virtù del fatto che lo si è potuto mettere in discussione. Allora vi posso dire una cosa per l'ennesima volta, sarò stucchevole. A me offende, ma proprio offende, infastidisce quando sento parlare di l'Europa. Chiamiamolo Unione Europea, una parolina in più. Qui abbiamo poco tempo, ma sono due cose diverse. Un conto sono le nostre radici culturali, il senso del nostro vivere insieme, che forse stiamo scoprendo grazie a questo shock. E un conto è un progetto che è condannato al fallimento anche perché ci fa perdere tempo. Noi oggi abbiamo perso un pomeriggio in amabile compagnia, la compagnia del vice ministro Misiani, cui va il mio saluto, e quella di altri colleghi selezionati di quest'aula, per compiere un rito fondamentalmente inutile che ci viene chiesto da delle regole che promanano da questo progetto politico. Perché quello che noi stiamo facendo chiedere all'Europa, è stato detto, noi non stiamo chiedendo all'Europa, noi infatti non dovremmo proprio chiedere niente, noi dovremmo decidere da noi quello che ci serve e farlo. Il tema del ma no, lo stiamo chiedendo ai nostri figli, è lì, sinceramente, io trasecolo. Cioè, se stiamo parlando di debito, forse diciamocelo una volta per tutti, il debito sono soldi che chiediamo ai mercati, che ce li danno se ritengono di doverceli dare, d'accordo? Intanto bisognerebbe capire perché abbiamo fatto la scelta di affidare il finanziamento di uno Stato sovrano alla volontà dei mercati, che sono entità che falliscono, quindi cui non si vede perché noi dobbiamo riconoscere questo statuto di superiore non recognoscence rispetto a un corpo legislativo che è, diciamo così, significativo di una comunità nazionale. Questo non lo si vede. Perché se fossero infallibili i mercati lo accetterei anche, ma i fallimenti dei mercati sono sotto gli occhi di tutti, non solo di chi come me li ha insegnati per 25 anni. E poi questa storia delle generazioni future deve terminare, ma anche per un mero fatto culturale. Io non posso accettare che qua dentro continuiamo ad esprimerci come certi simpatici giornalisti da van spettacolo. Cioè il tema delle generazioni future non esiste se non nella misura in cui noi, a chi ci segue, lasciamo una pesante eredità di povertà e di smantellamento dello Stato sociale e di precarietà. Questo è quello che ci deve preoccupare rispetto alle generazioni future. Questa è la nostra responsabilità. Cioè il fatto di non esserci adoperati a sufficienza per garantire una crescita ordinata dell'economia di questo Paese. Questo era quello che volevo dirvi. Ci tenevo a dirvelo perché noi adesso voteremo la risoluzione di maggioranza, grazie signor Presidente, noi voteremo la risoluzione di maggioranza e lo faremo per senso di responsabilità, e credo che fosse mio dovere darvi gli strumenti per apprezzare quanto è per noi il peso di questa responsabilità e quanto è lungo il percorso che abbiamo dovuto compiere per venire incontro al governo in questo momento così difficile per il nostro Paese. Grazie. Grazie.